Ciao a tutti, oggi siamo qui con la settima missione della campagna georgiana con l'M2000C, intitolata Hotel 5, Hotel 5. È il 31 gennaio 2009, partiremo alle 9:45 con la missione, siamo lato Francia ovviamente, alleati Stati Uniti d'America, Georgia e Regno Unito, nemici Russia, Abkhazia e Sud-Ossetia. Il nostro compito oggi sarà ancora supporto aereo ravvicinato. Saremo un volo di M2000C, carburante pieno, due Matra Magic 2, corto raggio, un tank esterno, un serbatoio esterno centrale e sei bombe MK82 Snake Eye ad alto attrito, quelle che una volta rilasciate deployano degli alette che rallentano la loro caduta e permettono di essere rilasciate a bassa quota. Voli alleati un E3A, sarà l'AWACS, altri tre M2000C, un elicottero MI-24 e due C-130. Situazione: nelle ultime 24 ore altri 14 civili sono stati uccisi e più di 30 sono stati feriti come risultato di un utilizzo indiscriminato di mortai e piccole armi da fuoco utilizzate dalla Sud-Ossetia. La missione di monitoraggio dell'Unione Europea, composta da 200 persone civili con un background, con una storia in polizia o militare, è stata messa in campo per verificare il rispetto del cessate il fuoco. Questo gruppo di controllo è stato testimone di molte gravi violazioni dell'accordo, incluso l'attraversamento dei confini da parte di quattro carri armati della Sud-Ossetia. Il quartier generale regionale, che si trova a Gol, ha mandato anche numerosi rapporti riguardanti impiego di armi da fuoco leggere contro i veicoli di questa missione dell'Unione Europea e del loro personale. In un meeting speciale a Bruxelles, gli ambasciatori NATO hanno discusso la proposta che sta tornando in auge della Turchia di emanare una no-fly zone, quindi un'area di vietata al volo nella Sud-Ossetia. Non è stato raggiunto nessun accordo, ma un rappresentante della NATO ha detto che tutte le opzioni sono sul tavolo e se le violazioni dovessero continuare, un'azione militare simile a quella effettuata in Kosovo potrebbe essere pianificata. Ha affermato anche nuovamente che britannici, tedeschi, gli olandesi, o meglio i loro aerei, saranno presto messi sul campo insieme e si uniranno con quelli francesi, forse già entro i prossimi giorni. Obiettivo. Beh, sembra che il nostro addestramento stia pian piano diventando un combattimento reale. Siamo stati chiamati in causa per mettere a tacere i mortai dei separatisti che stavano sparando a uno dei villaggi. E dopo la missione ci hanno detto che 4 civili sono morti e più di 12 sono stati feriti. Abbiamo usato le bombe con una certa percentuale di successo, prima che gli elicotteri Heinz georgiani arrivassero per prendere il nostro posto. Durante tutto il tempo abbiamo avuto 6 jet russi che orbitavano sopra di noi e 4 Mirage alleati che cercavano di tenerli in scacco. Mamma mia, pensavo che da un momento all'altro avrebbero usato tutto il loro potenziale per distruggerci. In ogni caso, è stata una soddisfazione poter fare una differenza ieri. Forse ogni bomba che abbiamo rilasciato ha salvato alcune vite a terra. E alla fine quello è il nostro obiettivo, no? Oggi faremo un altro patrol lungo il confine, armati con 6 bombe Snake Eye e 2 Magic 2 ognuno. Se non succederà niente,
andremo al campo di addestramento dove faremo pratica su un gruppo di obiettivi. Dopo che tutte le bombe saranno rilasciate, il nostro pilota istruttore valuterà i danni inflitti a questo gruppo di obiettivi per l'addestramento. Se invece qualcosa succede lungo il confine, daremo supporto alle forze georgiane di terra. Un po' come in Afghanistan, solo che siamo in un aereo molto più adatto a intercettare che a un attacco al suolo. Però devo ammettere che è davvero un buon aereo da volare. Dovrei anche ricordarmi di inserire l'altitudine di ogni waypoint all'interno dell'INS mentre faccio l'allineamento. Minacce note: solo 6 camion, dovrebbero essere Ural, temperatura meno 11 gradi, nuvole a una base di 4600 piedi, vento leggero, un po' in aumento con l'altitudine come al solito, non c'è turbolenza. La nostra base di partenza sarà Vaziani e noi siamo Chevy 01. Ora guardiamo gli appunti. Situazione: il numero di incidenti lungo il confine sta aumentando costantemente. La Georgia sta considerando di rafforzare la sua presenza militare, mentre la missione europea di controllo e monitoraggio riporta di attacchi lungo il confine con la Sud-Ossetia su base giornaliera. Il nostro task è addestramento più patrol. L'abbiamo già letto tutto in pratica. Poi ci sarà Berger 01 che farà il pilota istruttore per noi. Coton 04 farà patrol lungo il confine con la Sud-Ossetia nei settori LM 68 e LN 60. Seraph 02 sarà in standby in caso di necessità per decollare in emergenza, in scramble. Il comando della zona è Artemis e la Wax Magic. Il tanker è disponibile in arco. Il nostro wingman è Greg Teter Smiddy, un nostro collega americano. Flight plan sono 7 waypoint, il primo dopo il decollo a 5000 piedi. Poi Waypoint 2 ci uniremo a Berger, il nostro pilota istruttore, a 15.000 piedi. Poi per il Waypoint 3 e 4 16.000 piedi. E poi torneremo a Waypoint 2, perché il patrol è 234 432, mi sa. Waypoint 5 16.000 piedi. Waypoint 6 a 5.000 perché è l'approccio e Waypoint 7 è l'atterraggio. Non c'è necessità di stare in formazione con Berger, ci seguirà il pilota istruttore. IFF 1980, parcheggi 7375. Abbiamo le munizioni del cannone, la radio verde canale 1 Vaziani, 2 è il pilota istruttore. 3 è la missione principale, la frequenza della missione principale. Radio rossa abbiamo sul 1 il canale con il pilota istruttore, il 2 è l'AWACS e il 3 è il tanker. Note: patrol standard, monitorare il radar warning receiver e il confine in caso di problemi. O meglio, dovremmo monitorare queste due cose per vedere se ci sono problemi. Vaziani è appunto la nostra base e Kutaisi la base alternativa.
Questo è il percorso, quindi decolleremo verso nord-ovest e poi ci inseriremo nella patrol dalla 2 al 4, poi torneremo indietro. Il 5 faremo l'addestramento se non ci sono problemi sul confine e poi 6 torniamo indietro. Questa è la linea dei carri armati da Gori e Kutaisi. Non so esattamente cosa. Forse sono le unità di terra che in caso dovremo dare supporto, forse. E qui abbiamo pista in che utilizzeremo la 32, quindi siamo molto vicini ai nostri parcheggi. O meglio, i parcheggi sono vicini a dove decolleremo. Dovremmo fare la radio check con il nostro Wingman e richiedere startup abaziani. Bene, iniziamo. Ok, ci siamo. Chiediamo permesso di taxi. Ok, taxi out. Ci sono un po' di glitch sulle porte degli hangar. Nostro wingman che sta uscendo dall'hangar. Guarda quei Hercules. Sono britannici, giusto? Sì, sembra di sì. Sembra che i rinforzi promessi siano arrivati, e anche prima di quanto ci si aspettava. È probabilmente soltanto un anticipo. Logistica e solite cazzate. Devo chiedere al colonnello Briggs quando arriveranno i Tornado. Il suo livello è comandante di squadrone, non colonnello. Giusto, giusto. Non mi riesco a ricordare queste cazzate. Cambiate idea come al solito.
Con l'ultimo aggiornamento di DCS, siamo alla versione 2.8.4, hanno cambiato anche il suono dell'aereo. Non so se si sente sia in cabina che esternamente, hanno messo un altro suono. Quindi credo sia migliore. Non è che possa dare un giudizio chissà come valido perché non li ho mai visti dal vivo, però dai video e così in effetti potrebbe essere più corretto. Uno vira verso direzione 275 verso waypoint 2. Raggiungi quota 15.000 piedi e vai sul canale 3 della radio verde. 2. Ci sono dietro di te. Canale 3 sulla verde. Ehi, ho sentito che la situazione lungo il confine è stata abbastanza tesa ieri. Sì, puoi dirlo forte. Abbiamo avuto 6 aerei russi, 4 dei nostri, mentre noi lanciavamo bombe sui mortai. Avete fatto bene. Ho sentito che ci sono state delle vittime civili. Ti fa pensare, tutti questi attacchi sul suolo, di chi è l'interesse di far scalare il conflitto? Non lo so. Non lo so proprio. Ci stavo pensando anch'io, ma non ho risposte. Magari Berger lo saprà. Glielo dovremo chiedere quando finiamo questa missione. 2, ricevuto. Volo Chevy, questa è Artemis. Stai entrando allo spazio aereo. Assumo il comando e controllo. Coton 4 è in posizione e sta facendo patrol. Artemis, Chevy 1-1, ricevuto. Questo potrebbe essere il nostro pilota istruttore, qua davanti a noi. Berger 1-1, questo è Chevy 1-1. Siamo in posizione come da piano. Chevy 1, Berger, vi ho in vista ragazzi. Continuerete lungo il confine verso il waypoint 4 e poi tornerete indietro verso il waypoint 2. State sopra i 15.000 piedi dal suolo e tenete i vostri occhi sul terreno. Coton 4 si assicurerà che lo spazio aereo sopra di voi sia pulito. Magic riporta che non ci sono minacce. Quindi dovreste essere tranquilli nel viaggio. Sarò il vostro angelo guardiano e vi seguirò da 20.000 piedi di altitudine. Chevy 1-1, ricevuto. Manteniamo 15.000 piedi dal suolo. Waypoint 4 e poi fino al 2. E poi ancora indietro. Sto pensando se vedremo dei draghi. Volo Chevy 1 parte dal waypoint 2.
Ho impostato il QNH al posto del QF perché credo che il QF sia quello che di fatto ti dà l'altitudine rispetto al campo di volo, all'aeroporto. Infatti anche era allineata altimetro radar, mentre il QNH è quello più generico rispetto al livello del mare, almeno siamo allineati tra quello che diamo nell'INS che vedevate prima, che eravamo a livello con il simbolo dell'INS del waypoint, ma non con segnava invece 13.000 piedi di altitudine, quindi adesso siamo allineati invece. 1, controlla le tue ore 2, vedo un bel casino laggiù. Sì, lo vedo anch'io. Stop. Artemis, Shebeam 1. Ci sono un po' di spari a nord-ovest della nostra posizione. Suggerite le azioni. Shevi, Artemis, vedete qualche colpo o esplosioni? Negativo, non vediamo nessun segno di combattimento. Shevi, continua. Onestamente io non ho visto nulla, ma non sarebbe la prima volta. Comparso un altro Mirage sul radar warning receiver. Vedo un segnale anche qui. Che non corrisponde a nulla per ora. Molto lento, però un 04 Mach.
Ok, sembrano essere amici. Verificato l'IFF. Dei diamanti, quindi sono amici. Siamo quasi arrivati al waypoint. Questo è Berger, Mudspike, Snowdrift, quindi contraerea. Berger, Artemis, lo vediamo. Che cazzo stanno facendo? È come se stessero mostrando i muscoli. Sì, concordo. Sono riusciti a raccogliere un bel numero di Sam. È un bel casino se dobbiamo imporre una no-fly zone. Credo dovremmo tornare indietro adesso. Questo è Chevy 1-1. Siamo a Waypoint 4 e aspettiamo istruzioni. Chevy 1-1, questo è Berger. Ora tornate indietro verso Waypoint 3. Un MiG anche 29. Artemis, Cotton 41. Un contatto, un bandito 50 miglia di distanza. Monitoro. Cotton 4, Artemis, ricevuto, monitora. Chevy, Artemis, abbiamo una situazione speciale al suolo. Aspettate aggiornamenti. Perché ho un brutto presentimento su questa cosa? Artemis, Chevy è in standby. Questa è Artemis, a tutti i voli. Abbiamo appena ricevuto un messaggio di emergenza dal patrol della missione europea di monitoraggio con nome in codice Hotel 5. Uno dei loro veicoli è stato distrutto, sono sotto fuoco pesante dagli nemici e bloccati. Hanno bisogno immediato di assistenza. A tutti i voli, andate sul canale 6 nella radio verde. Chevy 1-1 contatta Hotel 5 immediatamente. Artemis, Chevy 1-1 ricevuto. Contatto Hotel 5 sul canale 6 della radio verde. Hotel 5, questo è il volo Chevy 1. Due Mirage 2000C pronti ad assistere, richiedo posizione. Chevy 1, questo è Hotel 5, missione di monitoraggio dell'Unione Europea. Siamo sotto fuoco pesante di un cannone. Uno dei nostri veicoli è stato distrutto e abbiamo due feriti. Abbiamo richiesto evacuazione, ma la nostra zona è troppo pericolosa. Abbiamo bisogno che voi silenziate il cannone pesante. Chevy 1-1 ricevuto, stiamo arrivando. Qual è la vostra posizione? Siamo alla griglia 38T LM 9604 6705. Ripeto, LM 9604 6705. Abbiamo preso riparo in un grosso negozio. Chevy 1-1 ricevuto, 38T LM 9604 6705. Aspetta un attimo.
Berger 1-1, questo è Shebi 1-1. Come inserisci le coordinate MGRS dell'INS? Shebi 1-1, Berger 1-1, non puoi. Funziona soltanto con longitudine e latitudine, non MGRS. Ma aspetta, Artemis, questo è Berger 1-1. Abbiamo una richiesta. Abbiamo bisogno di latitudine e longitudine equivalenti delle coordinate seguenti. 38T, LM, 9604, 6705. Berger 1-1, Artemis, 38T, LM, 9604, 6705. Aspetta un attimo. Chevy 1-1, Artemis, Hotel 5 è alle seguenti coordinate: 42,08, 53 nord, 43,44, 28 est. Chevy ricevuto. Chevy, Artemis, continua. Ottimo, stiamo facendo i giocolieri con i numeri e intanto i ragazzi là sotto vengono colpiti. Aspetta, abbiamo colpi verso di noi, ore 10. Artemis, Chevy 1-1, ha contatti con dei colpi. Sospettiamo che quella è la posizione di Hotel 5. Chevy 1-1, qual è il vostro obiettivo? Potete ingaggiare. Chevy ricevuto, stop. Hotel 5, questo è Chevy 1-1. Stiamo per andare verso la posizione del nemico, pronti a colpire. Resistete voi. Chevy, questo è Hotel 5, lo apprezziamo. Abbiamo messo del fumo blu fuori dall'edificio nella posizione opposta al nemico. Questo Hotel 5, abbiamo un APC e un gruppo di fanteria che si sta muovendo verso la nostra posizione, dall'edificio con il cannone pesante. Chevy 1-1 ricevuto, arriviamo. Questo è Berger, abbiamo un contatto di due lanciatori vicino a Zinvali. 1, 2, non riesco a vederli, quei bastardi. Questo è Artemis, li vediamo, a tutti i voli, continuate, state sul vostro percorso a sud del confine. Artemis Coton 4, confermi i contatti sui lanciatori, ma lo spazio è pulito quando parliamo di banditi. Questa Artemis, aggiornamento. I georgiani hanno dei Hind, nome in codice Sabre, in missione di patrol abbastanza vicino. Li stanno mandando per estrarre Hotel 5. Questo è Sabre, stiamo arrivando verso la posizione di Hotel 5. Tempo atteso di arrivo 8 minuti.
Questo Hotel 5, l'APC ha aperto fuoco. Siamo sotto attacco. Avevo il safe attivo. Sabre, siamo nell'area, pronti ad assistere, armati con due AGM, razzi e cannone.
Chavi 1-1, Berger, è il vostro show. Siete voi in carico dell'estrazione. Sabre, questo è Chevy 1-1, siete autorizzati a intervenire. Chevy 1-1, ricevuto, ingaggiamo gli obiettivi. Questo è Hotel 5, BPM distrutto.
Ottimo colpo, ottimo colpo. Il cannone nemico è stato distrutto. La fanteria si sta sparpagliando. L'aria è pulita. Sabre, Chevy 1-1, sembra che tutte le minacce sono state distrutte e voi ragazzi siete autorizzati ad atterrare. Sabre, ricevuto. Ci stiamo abbassando per atterrare. Hotel 5, Sabre, atterreremo sul tetto del vostro edificio. Preparatevi per l'estrazione. Hotel 5, siamo pronti. Sabre, abbiamo atterrato. Hotel 5, stiamo uscendo. Sabre, abbiamo tutti a bordo sani e salvi. Ripartiamo. Ricevuto, Sabre. Ehi, apprezziamo il vostro intervento qua. Stop. Artemis, Hotel 5 è stato soccorso con successo e sono in strada verso casa. Chevy 1-1, Artemis, ricevuto. Ottimo lavoro. Potete partire. Chevy 1-1, Berger, lavoro eccellente. Potete tornare alla base. Come dite voi negli Stati Uniti? Miller time. Chevy ricevuto, torniamo alla base.
Cotton 4 a tutti i voli. Attenzione, Magic ha appena chiamato un nuovo gruppo di banditi 60 miglia a 24.000 piedi verso di noi. Cotton 4, questo è Berger, puoi farcela. Tieni un occhio su di loro, ma non andare troppo a nord. Ho ancora un gran numero di contatti sul radar warning receiver. Cotton, monitoro i banditi. Non so cosa ho fatto. 1. Teter, stiamo facendo ricerca e soccorso in campo di combattimento con i Mirage. Bello. Sì, l'abbiamo appena fatto. Individuare quell'APC non è stato facile, tra l'altro. No, infatti, preferisco guardare in alto che in basso. Non molto da vedere lassù per oggi. Sì, i MiG forse avevano il giorno libero. Ma è stato un bel casino di Mad Spike di contraerea. Potrebbe essere una nuova tattica. Berger 1-1, cosa ne pensi tu? Beh, penso che i SAM attivi siano la loro risposta sulle discussioni per la no-fly zone. È il loro modo di dire: dovete gestire prima questo, prima di fare la no-fly zone. Ma dopo l'attacco del convoglio dell'Unione Europea di osservatori sarà una risposta dura. Va bene, ragazzi, andate a casa. Hai fatto un bel grande lavoro oggi. Rimarrò in giro ancora un po' per essere sicuro che tutti i miei polli possano tornare nel loro pollaio. Chef ricevuto. Torniamo alla base.
RTB.
C'è un po' di... si vede un po' di drift, di errore dell'INS con la sovrapposizione della pista sintetica. Meno male che c'è la torre di controllo che gestisce gli atterraggi, eh? Meno male. Ho dovuto inchiodare per non prendere il wingman.
Noi dobbiamo andare al parcheggio 18, lui non so se ha altre indicazioni, però. Bello stretto questo passaggio. Non accechiamo i colleghi. Missione completata. Divertente. Ormai è chiaro che ci siano sempre. Beh, il wingman è impazzito, si iniziano a chiamare a caso. Va bene. Ormai è normale, dico, che ci saranno sempre delle sorprese, delle cose da fare, ormai come se fosse una missione veramente. E niente, spero vi sia piaciuta. Bombardamento non è andato come mi aspettavo, come speravo, diciamo, non è stato il migliore. Però dai, con anche il cannone abbiamo fatto un po' di pulizia, anche con l'ultima manovra per distruggere l'artiglieria pesante, la machine gun. Quindi dai, mi sono divertito, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!